Hello everyone, oggi vi faccio un video leggero ma secondo me interessante. Allora, ho questo video, arriva in realtà da un articolo sul mio blog che avevo scritto addirittura, vediamolo insieme. È un articolo del luglio 2017, però le cose che avevo scritto secondo me sono ancora tutte valide e quindi ve ne volevo parlare. Se non hai mai visto nessuno dei miei video, mi occupo di Londra, global mobility, carriera, informazioni, ogni tanto vado al supermercato e faccio un video e anche video inutili, ma penso che ci siano anche quelli. Se ti va, iscriviti al canale, lasciami un commento e mi farà molto molto piacere. Motivazioni per cui secondo me è fondamentale, se puoi almeno una volta nella vita, trasferirti all'estero, anche se è per 6 mesi, un anno e non tutta la vita. E quando dico all'estero, nonostante io ho un canale dove parlo principalmente di UK, London, non dico qui, ma dico proprio all'estero, cioè può essere ovunque, però è un'esperienza che secondo me va fatta nella vita, perché a questo punto, fossi in te, appena finisce questo video, mi andrei a vedere i miei video su viaggiare e aver vissuto in tanti paesi, essere cresciuta in diversi paesi, ma anche solo lavorare viaggiando. Ti lascio i links a quei video qua sotto nell'info box. Dacci un'occhiata perché ti parlano proprio di com'è anche crescere in diversi posti, ma viaggiare, il motivo per cui alcune persone non si trovano bene, e altre invece lo farebbero per il resto della loro vita. Io sono una di quelle. Allora, partiamo con queste motivazioni. La prima è forse la più scontata, la lingua. Qualsiasi lingua si parli, comunque ti dà la possibilità di imparare una nuova lingua che sicuramente comunque nella vita o ti servirà per qualche altro motivo, per lavoro, per la tua vita personale, ma è comunque un arricchimento personale che secondo me è fondamentale ed è utilissimo e ti fa anche stare un po' meglio. Può essere l'inglese, può essere il francese, può essere il tedesco, può essere una lingua meno conosciuta, può essere anche addirittura un dialetto o una diversa parte della stessa lingua. Anche solo tu hai sempre vissuto in UK, decidi di trasferirti in US o in Canada o in Australia, imparerai un inglese con un accento diverso, con un vocaboli diversi completamente. Quindi, comunque, anche se sai già quella lingua e decidi di andare in uno stato dove la parlano comunque lo stesso, quindi dici ok, non è una lingua nuova, lo sarà, in un certo senso lo sarà. Il cibo. Perché il mondo è pieno di piatti stupendi, di cibo, di ingredienti che a volte non sai neanche che esistano, perché magari sono molto locali, o dello stesso ingrediente che viene utilizzato in tantissimi altri modi, modi di cucinare, spezie, cotture diverse, abbinamenti diversi. Quando viaggi è anche fondamentale assaggiare. Io dico sempre che probabilmente l'unica cosa in cui mi fermo davanti sono insetti e cose eccessivamente viscide, però i piatti, quelli fatti da ingredienti normali e non insetti strani, li assaggio. Poi posso dire non mi è piaciuto, però bisogna assaggiare, conoscere, e il trasferirti in uno stato nuovo, in un paese nuovo, ti dà la possibilità di conoscere la cultura attraverso anche il cibo, che secondo me è fondamentale, e toglierti magari spesso dei pregiudizi, ma soprattutto conoscerla proprio per non avere questi pregiudizi. Imparare differenze, imparare che il tuo stile di vita non è perfetto, non è l'unico, e che se in un altro posto vivono in modo diverso, hanno abitudini diverse, una routine diversa, usanze diverse, non è sbagliato, è diverso. E queste cose, ovviamente nei limiti che siano normali e legali, le puoi integrare se vuoi, ma soprattutto le devi rispettare, e potrai cominciare, se
impari, se decidi di fare questo passo di trasferirti per un certo limite di tempo, anche solo 6 mesi, un anno, e quindi con il tempo magari imparerai a fare di queste diversità la tua normalità, ma anche se non impari tu stesso a cambiare e adottare queste cose, avrai comunque imparato un altro stile di vita, delle cose nuove, delle usanze, delle tradizioni, delle differenze che sicuramente vanno apprezzate. La forza, io dico sempre che il poter vivere un'esperienza all'estero, lontano dalle persone che normalmente ti sostengono, ti fa essere una persona decisamente più forte, meglio organizzata, più sveglia in un certo senso, non fraintendetemi, nel senso che devi affrontare un sacco di cose completamente da solo, da sola, e quindi reagisci anche, no? Impari a reagire in un certo modo, più velocemente, impari a cavartela e impari a trovare una forza che forse non sapevi neanche di avere. Imparerai delle skills che ti serviranno per il tuo futuro, anche quando magari torni nel tuo di paese, ti serviranno perché comunque avrai sicuramente imparato qualche cosa di nuovo. Avrai una maggiore, secondo me, possibilità di essere bravo a comunicare con le persone, magari avrai imparato un lavoro in questi mesi o anno, quello che è stato in un altro paese. Quindi si impara sempre qualcosa, delle skills importanti che potrai portare nella tua vita personale per il resto della tua vita o nella vita di lavoro, se si tratta di qualcosa che puoi collegare ed utilizzare in un nuovo lavoro, nel tuo lavoro. Soddisfazione che troverai ogni volta che affronterai un ostacolo e l'avrai risolto da solo. La soddisfazione, ma anche il modo in cui imparerai a gestire le piccole cose, come imparare ad andare a fare la spesa, imparare in un posto, anche se ti racconto una piccola parentesi. No? Io ho vissuto per diverso tempo su un'isola, dove ovviamente non c'erano i supermercati a cui siamo abituati, nel mondo Europa o North America, Canada, eccetera. Ma c'erano questi negozietti, più locali, diciamo così, e quindi impari qualcosa di nuovo, impari, a cavartela, perché impari a conoscere come viene gestito quel lato della vita, della routine quotidiana. E quindi impari anche a gestirti nuove cose in modo diverso. Imparerai una cosa che secondo me è fondamentale e che molte persone dovrebbero imparare un pochino meglio, ovvero quella di imparare a star bene con se stessi, non da soli. Star bene da soli, io per esempio sto bene da sola, io amo stare da sola, ma perché sto bene con me stessa, sono abituata a talmente girare tanto e a cavarmela completamente da sola che ho imparato a star bene con me stessa e a cavarmela. E un pochino di questo dovremmo tutti imparare a farlo, a star bene con noi stessi, a non avere paura di avere persone a noi care fisicamente lontane. Oggigiorno, cioè, con tutte le possibilità di vederle in video che abbiamo, non ci possiamo certo lamentare. Quindi la possibilità di essere completamente indipendenti anche a livello emotivo e dire: ok, io sto bene con me stessa, io non ho paura di quando sto in casa giorni da sola oppure devo affrontare le cose da sola, e soprattutto essere in grado di apprezzare la compagnia di noi stessi, e questo molte più persone secondo me dovrebbero imparare a farlo. Perché dovresti almeno una volta nella vita trasferirti all'estero anche per qualche mese o un anno? Perché comunque pensa alle cose che imparerai a fare, alcune te le ho nominate adesso, tutte cose nuove, le persone che incontrerai e le esperienze che imparerai da loro. Imparerai a reagire in modo diverso alle occasioni e alle difficoltà che poi ti si presenteranno. Se ti trasferisci e se diventi quindi molto più indipendente, quando poi o torni nel tuo paese o comunque anche ti trasferisci da un'altra parte ancora, comunque ti rimarrà questa forza, questa indipendenza e questo modo anche di reagire più velocemente ad alcuni ostacoli che la vita ti mette davanti, perché comunque tu hai già dovuto
affrontare diverse cose nuove in modo magari anche svelto e quindi sarai più portato a risolvere alcuni problemi. Un giorno ti guarderai indietro e sarai molto soddisfatto di te stesso perché ti renderai conto che hai risolto tutte queste cose, che hai affrontato tutto, ce l'hai fatta interamente da solo. Ti darà quasi sicuramente un'altra prospettiva anche sui tuoi piani futuri di vita. Ho visto tantissime persone avere un'idea ben chiara di quello che volevano fare nella vita, trasferirsi da un'altra parte e vedere che le opportunità erano invece tantissime di più e anche diverse e cambiare idea e rischedularsi, riprogrammarsi completamente la vita. Quindi ti aprirà, secondo me, la possibilità anche di vedere altre opzioni che puoi avere per il tuo futuro. E come accennavo anche nel video dove parlavo del fatto di crescere in tanti paesi, viaggiare tantissimo per lavoro, è vero, ti separa un po' dalle persone che lasci indietro a casa di dove vivevi prima, ti separa un po' da queste persone perché purtroppo non tutte capiranno la tua scelta, perché non tutte vorranno farlo, alcune perché non possono per qualche motivo, alcune perché non ne hanno il coraggio e saranno queste soprattutto un po' a criticarti e un po' a cercare di buttarti giù. Forse è il momento che impari anche a capire che queste persone forse non erano amiche, perché per il fatto che tu non hai il coraggio di farlo, non sei la persona amica che credevo. Se adesso solo perché io l'ho fatto cerchi di buttarmi giù o parlarne male o accusarmi di qualche cosa, diciamo così. Quindi forse è anche il modo per capire poi chi ti è veramente vicino, che ti sostiene, che ti invoglia, che ti incoraggia e che ti apprezza quello che hai fatto. Il non poterlo fare per qualche motivo e non poterlo fare perché non ne hai il coraggio sono due cose diverse. A questo proposito, come ultima cosa, anzi no, non è l'ultima, ne ho ancora due e secondo me sono le più belle, quindi non staccarti, stai lì e attendile. Però volevo aprire una piccola parentesi che è quella di: ah, ma io ho una certa età, non ho mica più 20 anni. Assolutamente. Forse se non hai viaggiato tantissimo, non ti rendi conto nel mondo di quanta gente c'è che si sposta, cambia casa in continuazione, sposati o comunque con compagni, a qualsiasi età, con figli molto piccoli. E non è assolutamente vero che il bambino ne risente, no. A meno che non ci siano delle situazioni molto particolari, molto dettagliate, specifiche, dove ovviamente non vado, assolutamente questo non succede. Quindi non usiamo la scusa dell'età come una scusa. Sicuramente ci sono altri motivi per cui alcune persone non possono farlo, però non ditemi è una questione di età, perché non è assolutamente vero. E non ditemi è una questione ma io ho famiglia. Questa è una mentalità, scusate se lo dico, molto molto italiana, se vogliamo dire. Media, ora ovviamente sto generalizzando, non massacratemi nei commenti. Ci sono delle motivazioni, e lo ripeto, la mia voce mi sta abbandonando. Ci sono delle motivazioni, sicuramente non tutti possono farlo, e questo ne sono assolutamente consapevole, però ci sono anche tante persone che usano la scusa del figli o età come una scusa. Altre due cose, chi vivere nel andare a vivere all'estero per un po' ti farà capire chi sei tu come persona. Ti darà un po' un calcio e ti farà uscire dal tuo angolino, magari dalla tua bolla protetta dove sei stato fino adesso, involontaria o volontaria che sia stata, comunque ce la potresti avere avuto. Wow, che grammatica, forse l'ha azzeccata. E ti farà un po' uscire da questo e ti farà a volte capire un po' veramente come sei, affrontare delle cose per cui dici: ok, forse ho un problema nel mio carattere, in quella cosa, magari posso cambiarlo. Ti farà vedere le cose diversamente. E ora passiamo all'ultimo punto, che secondo me è il migliore: divertimento. Perché diciamoci la verità, ci sono tantissimi ostacoli, però è anche divertente. È bello viaggiare in generale, è bello trasferirsi in un posto, è bello poter conoscere, fare nuove esperienze. Succedono le cose più buffe, magari più cose assurde che un giorno ricorderai ridendo e scherzando. Quindi sicuramente è un'esperienza meravigliosa con tutti gli ostacoli e le difficoltà che comunque ti puoi sicuramente affrontare, perché nessuno sta dicendo che è facile. Più o meno queste sono le mie motivazioni.
opzioni, spero di averti dato un input a poterlo fare. Mi rendo conto che non è facile, soprattutto in alcuni paesi, per via di restrizioni, visti e controvisti, ma non è impossibile. Se vogliamo, c'è sempre comunque il modo di poter andare. Se ti stai chiedendo perché ho passato l'intero video a fare così, è perché ho questi capelli che continuano a solleticarmi. Aspetto, mi farebbe molto piacere se mi lasci dei commenti con le tue esperienze, con le tue idee. Iscriviti al canale se ti va, magari suggerisci qualche altro video se ti va sempre sull'argomento. E ci vediamo al prossimo. Grazie!